Cari colleghi, sono dottor Egon Oewe, faccio parte del gruppo GUIDE di Los Angeles e lavoro con il Straumann Group con un sistema implantare che è chiamato Axiom Multilevel. Oggi voglio fare una lezione sull'interfaccia biologica nell'implantologia estetica. Presento un sistema che rende l'implantologia molto user-friendly e facile. Praticamente lavoriamo con un hardware, un sistema implantare molto semplificato, un kit chirurgico, una sola connessione. Lo scopo è di gestire il meglio possibile le interfacce biologiche in modo da preservare l'osso crestale. Anche i profili di emergenza hanno loro importanza. Uno può creare con un progetto errato un profilo di emergenza che ha un impatto negativo sulla preservazione dell'osso crestale, per esempio. Oggi tenterai di dare delle risposte sulle domande che possono essere, per esempio, a che profondità verticale dobbiamo posizionare il nostro impianto? Poi, come possiamo misurare e ottenere una durata nel tempo del lavoro finito? Poi, il sistema implantare Axiom sembra un sistema implantare come tanti altri, però in realtà non è. Tante piccole cose fanno una differenza enorme. E per me è stato un game changer, come si dice in inglese. Poi tenterei di dare una visione più completo sull'interazione tra osso e tessuto molle. Poi così tentiamo di chiudere il cerchio e presentare tutto in un workflow molto semplice che dà in modo predicibile i risultati che cerchiamo con una durata nel tempo più lungo di quello che possiamo ottenere di solito se non sappiamo queste cose che vi presenterò adesso. L'argomento di oggi che ho scelto è una visione della chirurgia come un attrezzo protesico. Perché alla fine vogliamo ricreare dei denti. A me non piacciono le parole corona, perché se faccio una corona, un restauro è una cosa finta. Voglio ricreare dei denti. Allora l'estetica naturale è importante. Poi, molto importante in questo contesto sono le interfacce che andiamo automaticamente a creare tra l'impianto e l'osso, tra la connessione dell'impianto e la parte protesico e tutto quanto. Poi qui abbiamo anche i tessuti che sono presenti, chiaramente, e che dobbiamo gestire noi come clinici, soprattutto in funzione della protesi. Questo corpo estraneo che abbiamo posizionare deve essere biofriendly, deve essere gentile a livello biologico. E poi ho trovato un partner in Antogir che ha messo a punto un sistema implantare che mi aiuta tanto in questo approccio e nella gestione di questa filosofia. Ho tentato, come faccio sempre, di inserire in questa lezione anche le ultime novità che non sono ancora tutti sul mercato, per esempio. Poi, oggi spero di dare delle risposte su delle domande. A che profondità mettiamo l'impianto? Lo mettiamo sotto l'osso, il filo dell'osso, leggermente sopra? Dove andiamo a inserire i primi due interfacce.
Come possiamo misurare e ottenere la durata nel tempo di nostri risultati? Poi, parlando di un sistema implantare, se guardiamo in un modo superficiale, la forma dell'impianto sembra uno dei tanti. In Italia penso che abbiamo più di 400 sistemi implantari. A volte mi mandano delle radiografie, Egon, sai che impianti sono questi? Perché un paziente che non so da dove arriva e devo rifare una parte della protesi su questi impianti che è proprio un rebus. Per quello tento anche di spiegare cosa è diverso e come AntoGir per me è stato un game changer, ha cambiato il gioco clinico per me. Sono tanti piccoli fattori messi insieme che possono fare una grossa differenza. Poi vorrei dare una risposta a come tessuto molle interagisce con l'osso, perché c'è un rapporto molto stretto tra tessuto molle e osso. In generale, il tessuto molle segue l'osso perché l'osso è il telaio di sostegno per il tessuto molle. Allora, se manca tanto osso, il tessuto molle non può avere un volume 2 volte, 3 volte più grosso dell'osso. Anche l'osso al suo turno può soffrire se il tessuto molle non è di una certa qualità o quantità. Abbiamo bisogno di tessuto cheratinizzato e questo tessuto cheratinizzato che è attaccato all'osso crea un sigillo, come sappiamo tutti. Poi c'è anche una dimensione. Vestibolarmente, intorno a un incisivo, lo spessore dell'osso mediamente, e hanno fatto migliaia di misurazioni, è meno di 1 millimetro. Anche l'osso è meno di 1 millimetro intorno alla radice. Allora, quando noi perdiamo questo dente, siamo un po' sottodimensionati come spessore. Perché vi dico già adesso che per essere tranquillo e per non far prendere un spazio mancante dall'osso, abbiamo bisogno di 3-4 mm di spessore, che spessissimo non c'è, soprattutto nel settore posteriore. Allora, quando non c'è una certa spessore per la stratificazione che richiede lo spazio biologico, il corpo se la prende e l'osso paga il prezzo. Allora sono tutte cose che andiamo a guardare in profondità. Anche lì le interfacce nominato. Poi l'ultima domanda è come possiamo creare un profilo di emergenza che penetra quella parte rosa, che aiuta a preservare meglio l'osso cristale. E questo profilo di emergenza che ho chiamato un BioSmart, un Bottleneck Emergence Profile, che farò vedere tra breve, rende l'impianto meno vulnerabile per eventi di infezione, per esempio, per gli attacchi di batteri. Come ho già detto, volendo ottenere un'estetica di un certo livello, vorrei creare dei denti. Questo è un restauro su un impianto. Pochi minuti prima, e questo restauro è fatto in un modo che ha le carte in tavola di poter durare anche nel tempo. Pochi minuti prima era ancora appoggiato sul modello del tecnico.
qui vediamo un po' di interfacce, la parte fuori della gengiva, la parte visibile, sembra la fotocopia di un dente naturale. La parte nascosta è completamente diverso di quello che può essere un'emergenza fisiologica. E il tutto ha un suo perché. E poi abbiamo la gestione di interfacce, qui vediamo un'interfaccia, qui vediamo un'altra interfaccia tra zirconia e ceramica, per esempio, che sono gestiti in un certo modo, con una certa logica. Si capisce ancora meglio se faccio vedere un molare, che sembra a tutti gli effetti un vero molare, bello grande, si vede quasi che ha la sua radice palatale che prosegue sotto il tessuto, però sulla radiografia di questo dente si vede che sotto la gengiva, nella parte nascosta, cambia tutto. E ci ha voluto un po' di tempo per introdurre questo concetto nel team dell'odontotecnico, perché sono abituati un po' di più di lavorare con dei profili più fluidi, più fisiologici. Pensano subito che questo non è pulibile e non sono predisposto a crearli così. Ci sono delle regole da seguire, però se conosciamo le regole, questo può essere molto più resistente, con un profilo più grosso. Uno dei motivi può essere che c'è molto più spazio per il tessuto. Il tessuto non è tessuto dappertutto uguale, ma c'è una stratificazione. Ogni strato ha le sue caratteristiche e questo andiamo a studiare. Poi questo è al giorno della consegna della protesi, 2 anni dopo, vediamo che il corpo, la biologia ci premia con quello che ho chiamato stabilista assoluto di osso cristallo, con l'osso che si appoggia sulle spalle dell'impianto, che ha lo stesso trattamento superficiale del resto del corpo implantare. Allora il concetto che seguo è che noi dobbiamo dimenticare un pochettino che l'impianto con il suo restauro deve copiare uno a uno un dente naturale. Già l'impianto è molto diverso, è molto più piccolo di una radice. Perché non possiamo seguire lo stesso concetto nella parte transgencifale? Allora, form follows function. E qui vediamo, questo molare, mesio distale, può avere una dimensione di anche 12 mm. La connessione, il punto di uscita dove andiamo a penetrare lo strato più vulnerabile, è soltanto 2,7 mm. Meccanicamente ci sono delle leghe che sono abbastanza robuste e meccanicamente questo è fattibile. Ci sono delle regole da rispettare, per esempio questa parte deve essere in titanio. Lo zirconio e l'interfaccia dell'incollaggio non dovrebbe essere subito sopra l'impianto, perché rendiamo più vulnerabile il nostro manufatto. Questa distanza deve essere 2 mm, non meno, perché non c'è più spazio per il tessuto in modo da poter avere una sopravvivenza predecibile. Io l'ho chiamato, l'ho dovuto dare un nome, l'ho chiamato bottleneck emergence profile, un po' a collo di bottiglia. Il nostro premio è quello che è scritto qui, Crestal Bone Stability. Questa filosofia condivido con Antogir, il sistema Axiom Multilevel. Una volta, neanche tanti anni fa, tentavo di copiare più la forma del dente con la radice e spesso ero deluso.
avevo fatto tutto bene secondo il protocollo, qui siamo all'università, si insegna usando un step by step protocollo, tutti i step fatti bene, poi il paziente torna da me, faccio le radiografie di controllo e era un po' deluso, perché qui vediamo dei motivi per i quali non possiamo essere tranquilli. Qui abbiamo la porta aperta. I microbi possono arrivare forse con troppa facilità sulla parte ruvida dell'impianto che è progettato per essere integrato nell'osso. Quando è fuori dell'osso, quando il nostro osso crestale ha subito un po' di sofferenza, la porta è aperta. E questo mi ha creato parecchi problemi. Io preferisco questa situazione che mi fa dormire molto meglio. Non so se siete d'accordo, perché in pochi parlano di problemi, però per me, anzi, per me l'impatto negativo di questo caso, che può avere questo caso, è 10 volte più grande che l'impatto positivo di un caso che va via liscio. Perché i problemi continuano a tornare nella mia testa e poi è quello, abbiamo già troppo stress in generale, allora io preferisco di evitare qualsiasi complicazione. E dobbiamo gestire i tessuti, i nostri mattoni biologici, due principali, l'osso e il tessuto molle. E poi abbiamo un sistema implantare, piattaforma protesico, può essere posizionato più o meno vicino all'osso, portando un restauro. E poi quello che è importante è che rispettiamo e capiamo l'osso e il tessuto molle, come si comportano. Alla fine vorrei un equilibrio molto stabile, questo è il mio scopo. Allora, mettere un impianto possiamo fare tutti quanti, anche molto in fretta. Però, come possiamo mettere tutti questi elementi in un modo ottimale al loro posto? Ci stiamo allenando ancora tutti i giorni con le nostre tecniche chirurgiche. È una curva di apprendimento. Chi pensa di saper già fare tutto ha smesso di imparare. Allora io mi metto sempre in discussione cosa posso fare diversamente, come posso migliorare, eccetera, eccetera. Come posso essere più gentile per la preparazione del sito implantare, lavorando nell'osso? L'osso spesso ha dei difetti, possiamo correggerli, possiamo utilizzarli. Per ricreare quando manca tessuto molle, aumentare il biotipo. In Italia soltanto 15% o meno ha dei biotipi spessi, allora l'85% ha una carenza di tessuto molle. Poi il sistema implantare può essere tissue level, bone level U, qualcosa a metà, dobbiamo sapere la profondità di posizionamento, fino a dove devo inserire. C'è l'osso corticale, l'osso nativo è diverso da un osso in una zona post-estrattivo, per esempio, un alveolo. Una zona molto ricercata al giorno d'oggi, fuori il dente, dentro l'impianto, diventerà una cresta normale. Però c'è tutta una dinamica particolare quando andiamo a fare i casi post-estrattivi. Possono essere immediati, ritardati o early implant placement, quelli fatti 5 a 7 settimane dopo l'estrazione. A che livello montiamo il corpo implantare, nelle spalle dell'impianto, per esempio?
Che lunghezza deve avere il primo profilo che va nella connessione, prima di collegarlo con un restauro fatto in zirconio, per esempio. Poi abbiamo la connessione. La connessione è una parte fondamentale per l'impianto. Anche per il tecnico come Federico, lui sa come gestire e come trattare la connessione. Quando si mette a lucidare un restauro, protegge la parte che va nella connessione, perché lo può rovinare. Se lucida anche quella parte lì, la precisione va perso e la connessione non è più attivabile come è stato progettato. Comunque parliamo tu di queste cose. Poi, come ho detto nella mia introduzione, sistema Axiom contiene una combinazione di piccoli elementi studiati bene che tutti messi insieme, abbinato a una tecnica chirurgica che crea una sinergia, fa tutto messo insieme, fa una bella differenza che per me è stato fondamentale. Le forme implantare in generale sul mercato possono essere degli impianti con una filettatura un po' meno aggressivo, però so più denso. Ora il sito viene sotto preparato di poco e poi una linea un po' più aggressivo quando l'osso è di scarsa qualità. E questo si chiama PX, post extraction, e questa è la linea regola. Tutti questi disegni per le due sistemi vengono inseriti con un solo kit che è stato progettato a Sallanches in Francia, e poi il gruppo Antogir fa, che è stato assorbito dal gruppo Straumann recentemente, fanno altre cose di alta precisione, tipo il motore, dei manipoli, eccetera eccetera. Poi la vita conosciuto storicamente per lavorazione di alta precisione è abbastanza innovativo. Questo è una parte della connessione che non viene più inserito nell'impianto, ma nella parte protesica è unica. Poi, per ottimizzare lo spazio che occupa, per esempio, una vite, uno può dire: a me serve una vite lunga, con un filetto lungo, però se non c'è questo spazio, perché non andare in larghezza? E questa è una vite molto corta, due giri e mezzo si stringe, però di diametro importante, più o meno 3 mm, che viene inserito nella protesi da sotto. Questo crea un altro vantaggio, che questo canale serve soltanto per la cacciavite e può essere molto stretto, perché la vite con questo clip viene inserito da sotto. Sono piccole cose ben studiate, come almeno a mio avviso. Associato con una sistematica CAD-CAM, che è fondamentale in questo tempo di digitalizzazione, protesi custom made, fatto in questo caso in Lussemburgo, della ditta Simeda. Poi, come ogni impianto, c'è un trattamento della superficie che è un po' diverso, si chiama BCP, è stato sabbiato non con sabbia. La sabbiatura crea un evento che alcune particelle rimangono incastrate nella superficie, anche la mordenzatura che avviene dopo non è in grado di rimuovere tutto, allora c'è un certo percentuale di inquinamento nella superficie dopo una sabbiatura. Allora Antogir ha messo a punto un sistema di sabbiatura, non con sabbia ma con dei biomateriali.
o anche se rimangono qualche, se rimane qualche particella incastrata, è sempre un biomateriale, e induce la osteoconduttività. E ci sono tante ricerche che dimostrano che la superficie è valida. Per me era ancora più importante che in questi 10 anni che utilizzano questa superficie sulla sistematica Axion, non c'è tra gli utilizzatori, quelli onesti, una storia negativa di perimplantite. Allora, i microbi, se riescono a arrivare sulla superficie implantare, non trovano terra molto fertile, perché io sono del parere, anche se a volte è difficile trovare i dati esatti nella letteratura, ma sono del parere che alcune superfici, tipo l'impianto originale Renmark macchinato, non ha una progressione rapida nel sviluppo, come un impianto che può essere microporoso. La microporosità magari da un lato fa bene, rapido osseointegrazione, ma da un lato scuro può essere un perimplantite super progressiva che è l'inizio della fine. Questo, ripeto, è la mia esperienza clinica. E guardando i miei dati, abbiamo fatto l'anno scorso un caso clinico dove su un corso come questo abbiamo inserito un impianto utilizzando una tecnica che conoscete tutti quanti, un mini rialzo con osteotomo. Un osteotomo meccanico chiamato OsteoSafe, che dà una forza calibrata, un martelletto pneumatico con un manipolo, e ho preparato e ho tentato in un modo controllato di fratturare, di fare il mini rialzo. Purtroppo non sono riuscito. Ho fatto la prova, l'aria usciva del foro che avevo creato, chirurgia del vivo, la gente stava aspettando probabilmente anche quello. Diciamo che ho accontentato il pubblico. Ero un po' meno contento io, però sappiamo come gestire questa situazione. Non puoi inserire più un impianto lunghissimo, devi trattenerti con l'inserzione di biomateriali perché andrebbero in giro per il seno mascellare. Allora ho aspettato un po' e ho inserito soltanto l'impianto dopo la formazione di un coagulo, allora senza utilizzo di biomateriali. E il paziente, questo erano 5 mm, l'impianto era 10 per un molare, 4 o 6, e poi ho sommerso tutto, perché questo passaggio non era sufficiente per dare una alta stabilità in questo osso poco denso. Seguito il caso, poi dopo 6 mesi vediamo una cosa interessante, che la superficie BCP è altamente osteoconduttivo in questo caso. Anche sopra l'impianto, l'osso avevo coperto, almeno radiograficamente, perché una radiografia è sempre 2D. Dobbiamo stare un po' attento anche con questo. Però qui vediamo l'osso si è creato quasi fino all'apice dell'impianto. E questo mi ha dato una bella impressione. Si è creato osso qui, ma anche qui. Poi, questo è bello da vedere, però per me era più importante quello che succedeva sul collo dell'impianto, dove c'era anche questo trattamento.
e ho dovuto scavare per trovare la copertura e l'impianto è stato inserito un mezzo millimetro sotto la cresta subcrestale. L'osso è sceso sull'impianto e poi qui vediamo la stabilità dell'osso crestale. E questo è sempre bello da vedere. Come possiamo creare una ricetta per fare caso dopo caso con questa stessa sicurezza? E questo per me era importante e ho dovuto cambiare un po' il modo di pensare. Utilizzando questa sistematica avevo la vita anche relativamente facile perché avevo esattamente trovato quello che cercavo. E prima di far vedere queste caratteristiche vorrei parlare con voi del volume della cresta, dove abbiamo osso e tessuto molle. Come ho già detto, l'osso stesso può essere considerato un framework per il tessuto molle, un sostegno, un telaio. L'osso crea l'ancoraggio per i denti naturali, gli impianti, però anche per la muscolatura. Quello che è sicuro, dopo la perdita di un dente, abbiamo una perdita di volume, quasi sempre, soprattutto nella zona estetica, più vestibolare che palatale o linguale. E anche a livello crestale perdiamo sempre, per esempio, i picchi ossei. Allora il sostegno per le papille diventa più difficile. Questo punto. Allora, tentiamo di preservare l'osso dove possiamo, se serve, se manca possiamo ricrearlo, poi possiamo compensare, questo è un altro meccanismo, compensare la mancanza di osso in due modi, con dei innesti di connettivo, connective tissue, e PP è quello che ha dovuto fare il team con Federico. PP sono pink prosthetics. Anche il tecnico può creare tessuto e volume con un disegno protesico rosa. E questo abbiamo fatto, questa strada abbiamo seguito nel paziente che affrontiamo questo pomeriggio. Allora, il volume originale della cresta serve per l'estetica, per delle proporzioni corrette dei denti. Se perdo volume di una cresta, l'incisivo centrale, che di solito è 15 mm di altezza, diventa 15, non sembra più un incisivo, ma più una banana. E quello, le proporzioni auree sono solo fattibili quando abbiamo i volumi. E poi per il sostegno vestibolare. Se pensiamo che il paziente di questo pomeriggio ha perso tutti i denti, non è stato fatto niente per preservare questo volume, è guarito abbastanza bene, ha portato una dentiera, suppongo, però è matematico che vestibolarmente abbiamo perso un paio di millimetri, perché sappiamo che perdiamo sempre il volume. Questo crea anche una perdita di sostegno del labbro che possiamo in parte compensare con la flangia di una dentiera, una forma più o meno bombato di un disegno protesico fatto da Federico, per esempio. Poi ci vuole un studio del caso per vedere quanto supporto labiale possiamo e dobbiamo dare al paziente. È difficile di pensare che dopo la perdita di tanti denti possiamo appoggiarsi sulla cresta residuo e ancora dare un sostegno giusto.
ci sarà un invecchiamento automatico del profilo del paziente. Sono parlo di millimetri. Oggi andiamo un po' nei dettagli. Facendo dei corsi a livello europeo, eravamo appoggiati su un team a Venezia, e il tecnico che collaboravo con questo corso un giorno mi chiama, lui era di Mestre, e mi dice: Egon, ho un problema con mia moglie. Ho chiesto: ma cosa, Maurizio, cosa posso fare io con tua moglie? No, ma con i denti. E ha sempre male, si lamenta, il suo dentista non può vedere, non può trovare niente. E io ho detto: ma avevano fatto anche un attacco e non trovarono la causa. Ho visto il paziente e c'era un solo punto su questo ponte, lo vediamo qui, dove in un millimetro soltanto riuscivo a salire 10 millimetri con la mia sonda, una situazione tipica per frattura. Lo vediamo qui. Come il mio hobby, fotografia, posso far vedere la frattura vicino e vediamo che la parte sanguinante è il legamento ancora intatto. Questa parte qui è la superficie dove è salito la sonda. Non avevo più legamento, non c'era più l'attacco, perché era invaso di una colonizzazione di microbi. E questo ha creato il problema. Tolto il dente, pulito l'alveolo, desepitilizzato l'interno del solco e ho utilizzato una chiusura primaria con un enle di tessuto epitelio connettivale, solo per ottenere un sigillo molto rapido. Non ho inserito niente nell'alveolo. E questa era la situazione. Dopo 6 settimane, sappiamo che dopo 6 settimane questo sigillo è abbastanza robusta da poter fare un'incisione e sollevare un lembo se necessario. Quello non ho fatto in questo caso, perché a livello osseo la situazione non era così difficile. La cresta era ancora abbastanza larga, però, torno indietro, guardando vestibolarmente, vediamo una concavità. Inizialmente c'erano le due bombature radicolari, allora una conversità, non una concavità. Abbiamo perso un po' di volume. Poi la tentazione al giorno d'oggi, se finalmente troviamo un paziente che è predisposto per una terapia implantare e lo vuole anche pagare, di tuffarsi nell'osso. Il kit è sempre sterile, possiamo fare l'intervento anche in pochi minuti. In inglese si dice un dash for the cash, però è un approccio non corretto. Perché? Perché io invito chiunque qui di partire non dall'inizio ma dalla fine. Cos'è il risultato che vogliamo ottenere? E possiamo fare questo studio in un modo digitale, con un digital smile design, per esempio, o in un modo tradizionale, con una ceratura. La ceratura non è altro che una previsualizzazione di quello che possiamo ottenere alla fine della terapia. Fare un Federico, per esempio. Poi, guardando insieme questo da Pasquale, un mio tecnico, però guardando insieme il modello si vede qui la concavità e il dente creato dal tecnico deve appoggiarsi sulla cresta. Allora qui
per forza deve avere un'emergenza un po' innaturale, bombata, perché questa piccola porzione manca. Parlo di volume. Come possiamo ricreare il volume come clinico? È un altro discorso. Ci sono tre possibilità: con osso, con tessuto molle o una combinazione. Comunque, questo serve. Poi avere un po' più di stoffa qui anche per la papilla può essere un bene. E per quello, avendo valutato questi tre argomenti, ho progettato posizionamento di due impianti seguendo la ceratura. Poi sono una chirurgia guidata con una mascherina ricavata dalla ceratura. L'aumento di volume che ho previsto, ho optato di farlo con un innesto di connettivo. E qui, se tutto va bene, non ho inserito il jack dell'audio, non so se abbiamo l'audio per. Sì, allora devo attivarlo. Quello possiamo farla magari anche. Sì, il volume. Aspetto che fermo un attimino il video. Poi andrebbe un jack audio. Perché non ho attivato l'HDMI, credo. Sì. Sì, per il momento sì. Dopo magari tentiamo di sistemarli. Comunque non cambia molto, perché alla fine era un po' di musica. Questa è una chirurgia flapless. Per me la chirurgia flapless è più difficile di una chirurgia dove si vede la cresta ossea. Allora io vado a controllare, magari facendo anche delle radiografie, il livello del posizionamento del collo dell'impianto, che deve essere leggermente subcrestale, un mezzo millimetro. Poi un lembo a spessore parziale viene effettuato, anticipando anche una piccola peduncolo per coprire la zona tra i due impianti della papilla. Spessore parziale. Questo non è il periosteo, ma sono delle ritenzioni. E qui sto desepitilizzando la zona cristale. Adesso la possibilità di scegliere dei healing abutment molto sottili, di prelevare un innesto di connettivo dal palato senza epitelio, di fissarlo. Qui voglio creare volume, sovracontorno, e vado a sommergere il più possibile questo innesto di connettivo. Anche l'innesto aveva lo stesso peduncolo nella posizione della papilla. Ancora un po' di fibre retentive. Questo lembo si deve chiudere senza tensione. E questa era la radiografia con l'inserzione leggermente sottocrestale, subcrestale degli impianti. Allora, in poche parole, sono andato da qui. Ma qui. Vedete la differenza? Soprattutto qui c'è più volume. Poi quello che è anche interessante, avendo questo volume, posso creare quello che ho chiamato 4 anni fa, quando è stato introdotto a Los Angeles, dove lavoro ogni tanto con Pascal Magnier. Ho usato un po' le sue parole della mimetica,
biomimetica, questo è root mimetica, l'illusione di creare un profilo radicolare su un impianto che è molto più piccolo di una radice naturale. Quello, il volume vestibolare è così importante. Root mimetics. 5 mesi dopo vediamo una cosa interessante. Avendo creato spessore, non toccando più niente, con una connessione che sigilla, l'osso cristale è rimasto lì dove era il giorno della chirurgia. Questo è già un primo premio che ho ricevuto. Vedete? E poi rivediamo la visione tre quarti. Il primo premolare non è stato coinvolto nell'intervento. E qui vediamo un bello studio. Vedete cosa abbiamo guadagnato? Questo si può fare in un modo tradizionale così, ma anche ci sono dei sistemi digitali dove, sovrapponendo prima e dopo, si vede la stessa cosa. Però è chiaro che anche se non siamo geometri, vediamo che abbiamo guadagnato volume. Allora c'è senz'altro un relationship, un rapporto tra tessuto di una certa spessore, stabilità di osso, estetica, e da qui partiamo con la protesi. Dovunque andiamo a creare volume, spesso non abbiamo forma, abbiamo solo volume. È più una salsiccia che una cresta con le forme anatomiche. Che attrezzo abbiamo per dare più forma a una cresta così? I provvisori, bravissimo. Qui ho creato 4 mm di spessore, allora la stoffa c'è per fare quello che ha detto lui. Utilizzando i provvisori abbiamo fatto in poche settimane quello che vediamo qui. Anche l'emergenza non è più bombata, ma è un bello piatto. E qui abbiamo l'idea che il dente in questo punto prosegue quasi linearmente scendendo nel tessuto, anche se sappiamo che sotto il tessuto l'impianto è molto più palatale. E questo abbiamo ottenuto con i provvisori. Se lo faccio vedere così sembra una mega papilla, perché sono un bravo fotografo con un obiettivo macro molto potente. Però questo, per onestà, chiamo una pseudopapilla. Però è meglio di una cresta piatta, un triangolo nero. Perché? E qui i provvisori, la forma dei provvisori è stato duplicato. Alla fine faccio sempre copia e incolla sui definitivi. E in questo caso il marito del paziente, che era odontotecnico, ha voluto fare le corone nel suo laboratorio. Il paziente è sua moglie, io non posso interferire più di tanto, e abbiamo dovuto prestarlo un po' di strumenti tipo cacciavite, la componentistica, abbiamo dato una mano, e lui sull'impronta ha fatto con dei transfer personalizzato. Questo si può fare anche con un scanner intraorale, però devi essere rapido prima che il tessuto collassa per catturare questi profili di emergenza che ho fatto vedere in grande. Però lui ha fatto questi due restauri che a me non sono piaciuti, perché come tanti tecnici ha fatto una glasatura finale. Glasare, Federico lo può sottolineare, serve per chiudere le porosità nella superficie. Però si vetrifica un strato sottile e si va automaticamente a arrotondare quello che in natura non c'è, perché perdiamo la tessitura. C'è un micro e macro tessitura, e qui è troppo artificiale, sembrano più delle perle che dei denti. Però
Questo era un dettaglio. Una cosa più grave per me era che aveva smontato i provvisori nel suo laboratorio per fare una prova del colore, non lo so, e poi, non essendo abituato, ha riavvitato i provvisori, stando molto attento di non stringere troppo, probabilmente, i provvisori. E quando ho trovato il paziente, il provvisorio sul premolare bascolava leggermente, però il paziente non aveva dato peso a questa cosa. Poi è passato un mese. Allora, il volume tutto a posto, la forma anche, però vedete, instabilità in uno dei interfacce ha creato una sofferenza a livello osseo. Allora, abbiamo questa instabilità molto vicino all'osso, era subcrestale addirittura, l'osso non tollera molto e reagisce, lo perdiamo. Molare, non è successo niente. Allora, per quello abbiamo detto bisogna modificare, bisogna pulire tutto, stringere tutto, se puoi dare un po' più di tessitura. Abbiamo dato una mano, lui ha voluto fare un disegno con un inserto di titanio. Questa parte di 1,5 mm dritto nella connessione è stato ben protetto, perché vedete che non è stato lucidato. Il resto è stato lucidato, poi stringendo la vite questa interfaccia si chiude automaticamente e è lontano dell'osso. Noi consigliamo di stare almeno 1,5 mm lontano dell'osso. Tutti i sistemi implantari hanno le basi, il trivello più corto, rischiano di irritare l'osso. E questo è un sistema angolato che si chiama Axim, simile a quello che ho fatto vedere all'inizio. Sono delle alette che si attivano. Il foro è molto molto fine. Non è intelligente, perché gli altri sistemi sul mercato spesso hanno la vite che viene inserito da occlusalmente, che deve ruotare per prendere l'altra direzione. Allora, la rotazione di una vite richiede una cavità enorme all'interno del restauro. Qui abbiamo un premolare. Se pensate a un incisivo laterale, può essere un problema di avere una zirconia molto svuotata. Si chiama Axin, è sul mercato in Italia da pochi mesi adesso ormai. Poi il fatto di avere una connessione conica di soltanto 6 più 6 gradi, allora 12 gradi, crea un passaggio molto stretto nella zona più critica, che è la zona più vicino all'osso. E questo è importante. Poi è importante per evitare che perdiamo osso cristale. Ho curato un paziente, un esempio, quello che ho imparato facendo dei lavori su pazienti come questa, che questa signora carina, ex assistente dentale, molto motivato per l'estetica, aveva un problema nel primo quadrante con un ponte, mancanza di papille, 40 anni, e un linea di sorriso molto alto. Paziente ideale per mandare a un miglior amico, magari. Perché questa è la posizione in riposo. Noi guardiamo sempre la visibilità dei incisivi centrali, che sono belli, posti 6 mm,
3 mm e mezza è già tanto. Allora qui abbiamo un soffitto gengivale e in realtà appena appena soffitto tutto e un sorriso più pieno, vedi l'infiammazione qui, i triangoli neri, loro 4 problemi con le papille, il polline fino al molare, un po' di problemi, rialzo il seno con molto ampio con 2 septa, il molare, un secondo molare inclinato, mesializzato, allora, so già che non posso fare una correzione ortodontica perché questa struttura ossea non penso. Poi anche il canino. Cos'è il problema qui? Sono 2 problemi. Mancanza di picco osseo, perché se il picco osseo è più lontano di 5 mm dal punto di contatto, la presenza della papilla è già in dubbio. Qui vediamo in realtà 2 linee perché c'è un cratere osseo opposto dal picco e poi c'è un problema di vicinanza. Il dente durante è stato limato, il provvisorio, mancava il punto di contatto, è mesializzato e è molto vicino alla taranna. Allora dobbiamo cosa che per creare più spazio. L'opzione ortodontico non possiamo applicare in questo caso. Allora la preparazione a finire è un'opzione per cambiare il profilo. E abbiamo un problema parodontale qui e dobbiamo vedere. Resta molto sottile. Prima raccolto di osso utilizzando un safe scraper e poi l'uprighting con delle frese. A finire aprendo anche lo spazio tra canino e laterale dove c'era il cratere. Il rialzo del seno con la preparazione di una finestra, avendo assottigliato la parete vestibolare, ho reso anche il septum perché quello non si consuma grattando, ho cambiato il colore e ho potuto bypassare questo ostacolo che era qui. Fino a quando la finestra si lascia posizionare orizzontalmente nel seno. Poi ho usato una tecnica un po' rischiosa, perché dopo la prima preparazione con una fresa di precisione sottile da Nobobilke di 1,5 mm, ho voluto tentare di espandere l'osso. È rischioso perché l'osso è elastico, però si rompe anche. Ma fortunato, avendo utilizzato un osteotomo leggermente conico, creato un cosiddetto fattura legno verde che mi ha fatto guadagnare qualche millimetro, però avevo sempre una concavità, una grossa deiscenza e di conseguenza questi impianti con una posizione tradizionale flat to flat in questa zona ho dovuto fare anche un aumento orizzontale. Avevo l'osso del scraper, a me piace stratificare, allora l'osso appoggiato sulla superficie dell'impianto esposto e poi biomateriali come strato esterno di lavorare con del bios che non si rimodella facilmente. Qui è ancora una membrana non riassorbita. Qui, se guardate, c'è qualcosa che devo correggere ancora se fisso la membrana in questa posizione. Chi di voi ha l'idea? Perché in questo angolo la membrana tocca il dente. Allora
la membrana si troverà dopo la sutura in fondo del solco e i microbi possono arrivare lì e quando trovano una membrana non riassorbibile creano infezione. Allora, uno di quei dettagli importanti. Poi, per quello, come regola, un millimetro e mezzo di zona di sicurezza è meglio creare. Le membrane si lasciano tagliare molto bene. Poi il fissaggio con un chiodino, vite di copertura, ma anche le suture si prestano per il fissaggio, come vedete qui, per non dover inserire un chiodino nella radice del canino. Un po' di resettivo, pulizia meccanico-chimica, endogene, amelogenine, con cui tento di creare un'interfaccia nuova, e poi ho azzardato un po' tentando di creare un picco artificiale. Questo è con BIOS mischiato con l'endogene, protetto con un cuneo di connettivo prelevato. Questo cuneo è stato fissato per prima, dopo la mobilizzazione del lembo, struttura matrassaio verticale. Poi ho chiuso tutto. Allora, in un intervento avevo gestito i problemi parodontali, il falso del seno, i due impianti, e la mobilizzazione del lembo crea volume, ma crea anche un difetto muscolare. Ho dovuto gestire durante l'intervento della riapertura, perché manca il tessuto cheratinizzato e poi anche la cresta della gengiva cheratinizzata era ancora ben presente sul versante palatale, però vestibolarmente aveva una mancanza. Non ho potuto fare un lembo a spessore parziale come faccio da solito, come avete visto nel primo video, sotto il tessuto c'è la membrana da rimuovere e lo faccio qui. Questo è il risultato della rigenerazione. Ero contento, soddisfatto, 8 mesi, gli impianti sono a posto, la concavità non c'è più, mi sono messo a cercare una zona donor per ricreare la gengiva cheratinizzata mancante, però avevo già previsto di modificare i pilastri di guarigione, perché pur lavorando con una piattaforma flat tooth, da sempre mi piacevano le forme nel profilo di emergenza molto stretto. Meno spazio occupo protesicamente, più spazio per il tessuto, più vascolarizzazione c'è, e questo crea una potenzialità biologicamente superiore per la base della papilla, per esempio, che dobbiamo creare in mezzo. Perché non sembra, però due impianti messi 3 mm distante con una concavità di 1 mm su ogni lato hanno 5 mm di spazio, quasi doppio per il tessuto. Cioè, sono ragionamenti banali, però la biologia ci aiuta. E qui l'innesto, anche i fori, gli impianti erano 3,5, i fori sono 3 mm e calzano bene nelle concavità. Sono piccole cose che mi aiutano a lavorare in questo modo. E era già quasi fissato automaticamente senza struttura. L'altezza era di questi pilastri 5 mm. Poi, vedete che la parte vestibolare è stato desepitelizzato in questa zona, allora suturo sopra il lembo coprente e poi così ho aspettato la guarigione. Nel frattempo mi sono preso un calibro per misurare altezza, larghezza dei denti. La mia assistente Marinella, qui presente in casa,
ha scritto tutti i numeri. 10, 59, 8, 21. Calibro digitale, 50 euro, ottimo investimento. E la pompazione ad un incisivo centrale, aurea, è quando l'altezza del dente è 100% e la larghezza è 80%. Per quello questo è il dente di riferimento. Il canino dovrebbe essere simile, ma era più lungo, più lungo. E se vi faccio vedere 11,7 contro 10,6, se faccio vedere che c'era anche una linea mediana abbastanza un pochettino inclinato perché c'era questa sovrapposizione, una piccola deficienza, e il canino lungo era un elemento di disturbo a livello estetico. Questo paziente prende tanto, ora se io non vedo queste cose, finisco il caso, è un canino lungo. Chiede, ma devo trasferirmi in Spagna o com'è la storia? Cosa può essere un'opzione per renderlo un po' più, può fare una copertura, è sempre una chirurgia, poca stoffa per tirare giù il lembo, qui siamo messi meglio, però un'opzione può essere l'estrusione. E quello ho fatto, correggendo anche poi sovrapposizione dei due centrali, in 3 mesi ho sistemato. Rimango settimana, ogni 10 giorni fuori occlusione dell'appoggio del provvisorio sull'antagonista, in modo che il dente scende bello dritto e non si vestibolarizza. 3 mesi di ritenzione e i tessuti hanno reagito a livello del fondo del cratere intradentale. Bios più la discesa occlusale ha creato molto più armonia nel caso, e così ho finito il caso con dei restauri metal free. Qui ho optato per un materiale che non uso più, che era l'alumina, poi 2 corone in zirconia, e questo era il punto di partenza. Punto di partenza, 4 problemi sulle papille, risultato finale, un triangolo nero mi è rimasto, quello tra gli impianti, è quello più difficile. Allora, se io risolvo 3 su 4, il paziente subito mi chiede 25% di sconto. Questo ho imparato lavorando in Italia. E poi è forse peggiorato anche gli ultimi anni. Comunque, era quello meno visibile. Alla fine ero contento, il paziente anche. Prima del trattamento e quando abbiamo presentato il conto, senza scherzare, vediamo ancora dove era l'apice del canino, la discesa, lentamente, può essere giorno e notte per la papilla. Conoscete la regola di Tarnow, 5, 6, 7, il percentuale si dimezza con ogni millimetro di distanza in più. Comunque, contento. Poi, risultato finale, però andiamo a seguire un attimino questo paziente nel tempo. Ho iniziato con mancanza di osso, poi ho fatto i vari step. Alla fine abbiamo un spazio biologico che si stabilisce e poi ogni anno, se leggiamo la letteratura,
perdiamo più o meno un decimo o un millimetro, come sui denti naturali, molto poco. E questa sarebbe la stabilità ideale. Ho iniziato così, prima della chirurgia. Resto bone level. Qui un po' di più, perché sovracontorno, però c'era ancora la membrana. Con la membrana la situazione non è la bioattiva, perché protegge. C'è il periosteo, che non c'è un rimodellamento. Poi questo inizia quando vado a togliere la membrana e quando creo un collegamento. Questo per me è il giorno numero zero. Da qui la metto in moto. E poi che l'osso cristallo rimane lì dove l'abbiamo visto, qui, quasi fino al collo dell'impianto. Però è questo sistema implantare in grado di garantire una stabilità di osso cristallo. È quello che vogliamo. Features, l'importanza. Ora noi abbiamo fatto tutto per bene, la gengiva cheratinizzata c'era, sono materiali molto visibili, puliti, giusto, è stato stretto bene, metal free, lontano. Però vedete, è finito il livello dell'osso cristallo. E questo non è una bella cosa, perché abbiamo perso osso. Cosa può essere perdita di osso che possiamo tutti vedere e ovviamente condivido con voi? Un motivo di perdita di osso. Cosa? Il carico può essere un motivo. Il professor Simeon ha pubblicato che l'osso neoformato con delle membrane, perché è un piccolo aumento verticale, può avere un calo fino a 1,8. Questo può essere un altro. Io in questo caso ho cambiato molto spesso i componenti. I pilastri di guarigione sono stati rimossi, rimessi, impronta, provvisorio, modifica provvisoria. Allora anche questi cambiamenti possono creare una migrazione dell'epitelio e un spostamento dello spazio biologico verso apicale. Il paziente, queste sono corone cementate. La cementazione stesso è una causa molto frequente di problemi. Poi la lista può essere molto lunga. La connessione flat to flat, così vicino all'osso, la cementazione, la contaminazione. Non il caso di questo paziente, igiene orale non adeguato. Abbiamo ancora dei fumatori che trattiamo o non trattiamo, la scelta è. Io li tratto spesso e uno su un tot non reagisce così bene. Io penso che possiamo allungarla ora con altrettanti punti, però siamo tutti d'accordo che è un evento multifattoriale e tutti questi fattori possono essere la causa di perdita ossea.
Quando perdiamo osso, una parte dell'impianto ruvido progettato per essere nell'osso è fuori, e questo è l'inizio di problemi che abbiamo visto purtroppo troppo spesso. I batteri che sono qui all'apice non sono arrivati qui, sono arrivati sopra. E poi questa superficie alimentare diventa l'autostrada con varie discoteche per le mega feste, e è l'inizio della fine. E poi colpa può essere dato anche alla connessione. Una connessione così di due materiali diversi, flat to flat, anche stretto a 35 newton, su degli impianti di appena 3 mm e mezza, questa spallettina non è in grado di sigillare bene lo spazio cavo all'interno dell'impianto, soprattutto sotto carico. E quello è una delle cause per un'infezione che non arriva dall'esterno e scende verso l'interno, ma arriva dall'interno dell'impianto, perché c'è un gap che si apre ogni volta che il paziente mastica. Allora, avevamo guardato un numero di fattori e poi uno di questi fattori era la connessione, perché se abbiamo una perdita di osso cristallo, abbiamo anche discusso con un po' di colleghi durante il coffee break, una parte ruvido dell'impianto fuori dell'osso crea un accesso per le così dette perimplantite. Un mucosite è un'infiammazione del tessuto molle soltanto, che non coinvolge l'osso. Quando va in profondità parliamo di un perimplantite, e qui il rischio c'era in questo caso, dopo tutto questo lavoro. Qui le frecce indicano i due percorsi per i microbi, che possono essere da dentro fuori e da fuori, dentro lungo l'abutment, profilo di emergenza, e poi quello dell'impianto che è lì disponibile per i microbi. Questo purtroppo è successo con questo paziente. Dopo 4 anni, se un problema si presenta subito, uno dice ok, dovevo ancora iniziare a fare la protesi, però dopo 4 anni, 4 anni non sono né pochi né tanti, però mi sento in dovere di dover dare una certa garanzia sulla durata dopo un trattamento così. Certo, però cioè, è preoccupante, no? Se hai un caso così 4 anni, poi cosa fai? Ho tentato di prescrivere antibiotici, lavaggi, ho insegnato come usare il super floss con un giro incrociato intorno all'impianto. È andato via per 3 mesi, poi un anno dopo di nuovo il pus. Poi radiograficamente vedo che il difetto si allarga, giusto, e cosa facciamo? Se si allarga ancora un po' di più, abbiamo anche il primo impianto che si farà benedire. Allora ho imparato di non aspettare troppo, perché ho avuto dei casi di pazienti che si sono persi di vista, poi sono tornati in disastri come vediamo qui. Cioè, questo mi fa paura. È devastante. Cioè, allora però non avrei troppe ambizioni nel trattamento di perimplantite.
Allora, magari rimuovere quando si può ancora e utilizzo un attrezzo speciale. È un implant tool, si gira in senso antiorario e poi rompi l'osteoarticolazione senza di usare le frese trifine che rimuovono ancora più osso. Allora, lui si presta per. Poi, con l'aiuto della fotografia, allora, dopo ho rotto l'osteointegrazione, l'impianto ancora coperto di sangue. Qui vediamo l'infezione. L'infezione qui c'è. Osteointegrazione, e qui infezione. Allora, il percorso non è sempre lineare. I microbi, se trovano spazi aperti, vanno anche come attraverso un labirinto intorno all'impianto. Se trovano un lacune in profondità, cominciano anche lì. Per quello la peritonite è una malattia così difficilmente trattabile. Poi il colore perde. Era la mia sonda di plastica, che questo è come una lima per le unghie, è ruvido. Allora tutti gli strumenti, le curette di plastica, di carbonio, le sonde di plastica, vanno utilizzate con cautela perché inquini ulteriormente la superficie. Allora, son cose che in teoria dovrebbero lavorare non graffiando l'impianto, però in pratica forse sono peggio. Io penso addirittura, un po' provocante questo, che non dobbiamo neanche sondare l'impianto, perché il tessuto per implantare è molto diverso di quello che abbiamo intorno a un dente naturale. E io ho dovuto mettere un nuovo impianto. Ho un piccolo video di questo, però lo salto per problemi di tempo. Ho inserito l'impianto, finestra osseo membrana, l'ho inserito un po' di più. Ho scelto l'impianto con un collarino liscio perché la parte ruvida fino alla connessione piatta già non mi piaceva, non mi convinceva più di tanto. E questo era nel 2013, 2 anni dopo. Adesso, sul primo impianto comincio a perdere osso anche qui. E vi assicuro che il paziente era molto pulito, non era un fumatrice, però un problema. Per me era il punto di dire, vabbè, ho fatto tutto il meglio possibile, ho seguito i protocolli, però il paziente non risponde bene, le stesse perplessità dell'impianto. Cosa può essere? Poi mi sono messo in ricerca, questo è lo stesso paziente un mesetto fa, adesso abbiamo deciso di togliere anche questo impianto. E qui dovrei fare un aumento verticale impegnativo. Sono passati 11 anni, però. Ho trovato in internet una. Un video in inglese che spiega bene l'impatto della connessione sull'osso crestale. Anche loro vedono la stessa cosa. Parte ruvida si espone. Superficie porosa è
è progettato per l'osteointegrazione. Però quando i microbi arrivano qui, il corpo non ha le stesse difese, perché si trova in difficoltà di penetrare nelle zone più nascoste. Più vai in avanti, più perdi tessuto di sostegno, e questo rispecchia quasi alla lettera la situazione del mio paziente. Questo è un tentativo di fermare in tempo questa prima perdita di osso. Qui cominciano a spiegare l'odore cattivo che esce dalla parte interna dell'impianto. Che non c'è quando la connessione sigilla. E qui dicono che anche l'osteointegrazione può essere sul collo dell'impianto. Si comporta quasi come un corpo unico. E questo si apre sotto carico. Quello che era considerato normale. Ok, vabbè, un video YouTube trova il suo tempo e ha una credibilità limitata, però anche nella letteratura possiamo vedere che una connessione flat to flat inserito sotto il livello crestale comunque crea un riassorbimento di osso crestale. Allora una connessione non stabile troppo vicino all'osso non fa bene. Poi questo fa vedere quello che rappresenta anche nelle animazioni, e comunque anche le connessioni coniche, questo è un angolo molto ampio, si vede qui dove c'è la freccettina che la connessione conica si apre anche se è una connessione con un angolo molto aperto, un po' meno visibile, però non sigilla. Allora c'è connessione e connessione. Per quello la conclusione è che una connessione conica ben progettato dà stabilità e un sigillo, e questo risulta in osso che cresce anche sulle spalle dell'impianto vicino alla connessione conica. Le connessioni flat to flat troppo in profondità crea riassorbimento osseo. Per implantite il rischio, il quarto punto è interessante: un flat to flat connection higher in the tissues is better tolerated. Chi di voi lavora con multi unit abutments? Io penso in tanti, no? Chi di voi ha che è un flat to flat? Non danno mai problemi, giusto? Perché sono lontano dall'osso. Perché? Vicino all'osso, problemi. Un po' più su. Allora,
La risposta è in questa parte rosa che vediamo qui. Non è una zona unica, ci sono strati. Da sopra, andando in giù verso la connessione, abbiamo l'epitelio del solco e l'epitelio orale. Però penso di aver trovato alcune risposte. La parte superficiale, il primo millimetro, è un epitelio a prova di bomba. È come la nostra pelle, è un multistrato, è cheratinizzato, può essere con un orientamento orizzontale e verticale, o può essere molto ampio anche, non solo verticale, e è una barriera meccanica. I microbi non possono penetrare. Poi a me piace l'estologia perché c'è un strato basale, quello scuro, dove vengono prodotte tantissime cellule al giorno che migrano piano piano verso la superficie perché da sotto c'è sempre quella crescita di cellule. Queste cellule all'interno di questi multistrati non hanno più una vascolarizzazione. Si appiattiscono, si chiama strato spinosa e si sviluppa all'interno di queste cellule un contenuto di cheratine. Cheratine come l'unghie, i capelli, e diventa come un strato di piastrelle, quelli piatti che vediamo qui. È un scudo impenetrabile per i microbi, ma anche per il cibo, per lo spazzolino. E qui possiamo fare quello che vogliamo, per quello i nostri multi-unit abutment che vengono posizionati quasi sempre in questo strato non danno mai problemi. E questa è la prima risposta. Poi, perché sono così robusti e impenetrabili? Perché hanno dei desmosomi tra di loro, non si muovono. Poi, il secondo strato è già un po' più delicato, è l'epitelio giunzionale. Questo sono soltanto qualche decina di cellule, non così collegati, si possono aprire e chiudere, perché sotto queste cellule abbiamo questi spazi, lacuni bianchi, che sono dei vasi. E i vasi devono essere lì perché hanno un ruolo nella difesa immunitaria. Allora, white blood cells e lisosomi possono penetrare e combattere i microbi se arrivano così in profondità. Allora, è un strato meglio non disturbare, con delle sonde, con... E poi questo strato, è l'attacco, è il sigillo. E qui dobbiamo fidarci che i microbi non possono penetrare e arrivare sulla superficie ruvida dell'impianto. Purtroppo quello che abbiamo intorno agli impianti non porta neanche le scale. Quello che abbiamo intorno ai denti naturali è molto superiore questo attacco. Se io mi metto a sondare, ma anche mio amico di Lecco, la sonda si ferma qui. Con la stessa forza intorno all'impianto, cosa tocchiamo? Lo so, perché bypassiamo tranquillamente questa zona perché non abbiamo delle fibre perpendicolare, che sono le famose fibre di Scharfi, che sono ancorate francamente nel cemento radicolare. Abbiamo delle fibre così. Peter Schubach mi ha dato questa immagine e lui stesso dice: questo è l'anello debole nell'impiantologia. Allora, per quello, sondare gli impianti come facciamo con i denti naturali, una buona idea. E poi, se questo è l'anello debole, meglio di tenerlo il più stretto possibile, perché volendo, se metto un semaforo in questo
questa macro fotografia, il semaforo rosso è sotto. Poi il semaforo verde abbiamo in superficie, allora lì possiamo fare quello che vogliamo. In mezzo, delicato. E così così voglio anche sottolineare che per questa stratificazione abbiamo bisogno di un certo spessore predisposto biologicamente, che è lo spazio biologico. Qui ricerca italiano che dice quando questa dimensione nel tessuto molo non è presente, il corpo si va a prendere lo spazio necessario dall'osso. Allora questo famoso studio dove avremo più riassorbimento, a destra o a sinistra? Per forza a destra. È sempre intorno a 3 mm e mezza. Poi sono altri fattori. Qui abbiamo un secondo fattore che è la connessione che probabilmente crea questo riassorbimento, che è considerato normale. Per quello qui hanno 3,9. E poi questo è un po' più alto, non ha questi problemi, colorino liscio. Questi ritengo un errore nell'utilizzo del sistema implantare che ha una connessione cronica, però non viene utilizzato perché ti danno l'opzione di iniziare flat to flat a livello bone level e questo chiaramente anche crea problemi. È stupido di offrire questa possibilità al clinico perché è matematico. Adesso capiamo perché perdiamo un po' di osso. Molto meglio di lavorare con dei multi-unit abutments. Lavoriamo nel strato robusto e non abbiamo problemi. Così anche questi impianti, questo è un axiom tissue level, questa prima parte potrebbe essere un multi-unit abutment, ma è una parte dell'impianto con un attacco in link, è un corpo unico. Allora è un impianto con un abutment già incorporato. E poi, lavorando con questi concetti, quando abbiamo la combinazione di una piattaforma protesica in una zona tranquilla, dei bei tessuti che hanno spazio per la stratificazione, non abbiamo problemi di perdita di osso cristallo. È multifattoriale. E poi, vabbè, la reazione di ogni individuo può essere diverso verso tanti fattori. Perché quello che in parte do una risposta anche in queste diapositive. Io non prendo, e penso che siamo d'accordo, la stabilità di osso crestale non lo prendiamo per scontato. Tanto è vero che per anni abbiamo visto un riassorbimento a forma di cratere che era considerato addirittura fisiologico. Poi, allora dobbiamo lavorare per ottenere questo. La connessione è un elemento che abbiamo isolato erratamente in questo video di YouTube, però ti fa capire già un po' di più. Però se io prendo un impianto tissue level, un impianto one piece, allora non c'è connessione. Allora la connessione non è più un elemento, però posso avere lo stesso un riassorbimento di osso crestale, per esempio quando il tessuto è troppo sottile per poter
ospitare questa stratificazione che più o meno richiede 3 mm di mezza. E questo spiega bene Linkificius, che dice qui, quello che ha detto il collega qui, questo riassorbimento a forma di cratere è stato osservato da anni e era considerato quasi normale, però dopo è venuto fuori che era anche una causa di un peggioramento nel tempo, poco stabilità, e per quello lui stesso dice oggi la stabilità di osso cristale è molto ricercata, se possiamo fare qualcosa in più sarebbe bello. Poi, soft tissue thickness, lo spessore del tessuto morto, è un elemento molto importante. Allora, se il tessuto non ha una spessore minima, è matematico che avremo un riassorbimento osseo. E è scritto, è pubblicato anche molto bene dal stesso gruppo, non dobbiamo per un posizionamento verticale solo guardare l'osso crestale e mettere l'impianto leggermente sotto, come ho detto. Ma se lo spessore del tessuto è 2 mm o meno, io mi devo mettere in preventivo un riassorbimento di 1,5 mm più o meno, perché in totale serve questo spessore. E per quello, se il tessuto è sottile, mettete l'impianto più in profondità, se non volete fare nessun tipo di rigenerazione, di ispessorimento, perché servono questi 3-4 mm. Fare un po' più. Poi, volendo, possiamo fare anche un calcolo banale. Io ho preso un impianto di 5 mm. Il perimetro, che è il perimetro di penetrazione per batteri in caso di problemi, batteri che arrivano da fuori, questa è la formula, più o meno 16 mm. Stesso impianto, addirittura un po' più grande, Axiom 5.2 con una connessione 2.7, qui siamo più o meno a metà. Allora io oso dire che questo impianto, puramente per questo calcolo, è meno vulnerabile, siete d'accordo? Poi anche la distanza qui, profilo fisiologico, basta che scendano 2-3 mm, sono lì, la festa può iniziare. Mentre qui, una strada molto più lunga, e poi, se arrivano qui, connessione, c'è la spalla di 1,25 mm sull'impianto di 5.2. Prima che cominci a vedere una perdita di osso, devi ancora superare anche questa barriera. Allora, questo è molto più resistente e questo secondo me è già una caratteristica che possiamo sfruttare. Poi l'impatto del tecnico, eri appena uscito, però vedo troppo spesso